Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video qui su Let Movies. Lo so, un po' che non mi faccio vedere, come ho spiegato nell'ultimo video che ho fatto, ormai credo qualche mese fa. Adesso sono a casa del nonno, tranne adesso, come vedete, sono di nuovo a casa mia, perché ogni tanto passo di qua a dargheggiare, vedere se tutto a posto. E sono a casa del mio nonno perché a 91 anni fa fatica a stare da solo, ogni tanto cade, quindi devo comunque stare lì con lui, no? E ovviamente dovendo curare una persona, ho meno tempo di fare determinate cose, meno spazio, non sono neanche a casa mia, quindi insomma è un po' più complicato, però appena riesco a fare un video, come appunto in questo caso, ne faccio uno, anche perché ho visto Alien Omnibus, che come avete detto dal titolo, per me è inguardabile proprio a tutti i livelli. Tanto faccio una premessa, farò spoiler perché non voglio mai influenzare nessuno prima che veda il film, cioè guardando, uno potrebbe vedere la mia recensione di e vede che mi è piaciuto o non mi è piaciuto, a prescindere da spoiler o non spoiler, quindi farsi influenzare no. Io voglio che prima la gente guardi, giudichi e poi venga poi a vedere che cosa ne penso anch'io. Dicevo, per me è inguardabile proprio a tutti i livelli, perché praticamente già parte da una premessa per me sbagliata, che è il fatto che se non c'è nessuna novità all'interno che mi porti la minaccia, cioè alieno, a essere qualcosa di nuovo e che mi possa spaventare ancora, no? Lo so che non è facile, per carità, infatti per me la saga proprio non ha più niente da dire. E apprezzo di più una cosa tipo Alien vs Predator, che quantomeno mi fa vedere le mazzate che tutti quanti volevamo vedere tra i due, non si prende quindi sul serio, ma è proprio orientato a farmi vedere quella cosa lì, gioca proprio su quella cosa lì, che preferisco addirittura quello che non un ennesimo Alien che non mi dice ormai più niente, no? Proprio perché nei racconti di horror, fantasy, avventura, così, se non funziona l'antagonista, non si regge proprio la vicenda, no? E ormai Alien non ha più niente da dire, come vedere lo squalo 18, ti fa più paura lo squalo. Infatti già dal secondo squalo in poi ti devo inventare il gore, no? Perché ti devo spaventare in un altro modo. Qui Cameron fece la stessa cosa, sapeva che non avrebbe potuto fare un altro film horror con la stessa minaccia, te l'ha trasformato in un film d'avventura, ha moltiplicato gli alieni in modo da che la minaccia fosse più grande di quella precedente, no? Ti ha preso l'androide che te l'ha reso ambigua all'inizio, quindi in modo che uno, facendosi con la memoria del primo, ma forse sarà cattivo o non sarà cattivo, poi invece alla fine capire che non è cattivo, che lui non è programmato in maniera diversa per essere nocivo. E insomma, delle novità, la regina, no? Siccome Ripley c'ha il protagonismo sul secondo, lo sai perché è la protagonista ormai, mentre nel primo non sapevi chi sarebbe arrivato in fondo vivo, perché erano tutti messi sullo stesso piano, perché non ti davano più creare di nessuno, no? Siccome sai che Ripley non può morire, cosa fa? Ti dà la regina, ti crea un personaggio ancora più iconico, no? Perché se no l'alternativa è fare il plot twist, lei che muore, cosa cui è pensato Fincher nel terzo. Insomma, c'era sempre qualcuno che prende in mano il franchise, cercasse di fare qualcosa di nuovo. Nel quarto, il povero Cristo che ha fatto il quarto, non sapevo più che cosa inventarsi, poi prendere il superstar, Winona Ryder, che era un perma, e Ciccio Cario e Biciocco, e anche secondo lui, facciamo morire tutti, no? Quell'altra poi riesce, diventa l'arma della linea. Insomma, si cercava di inventarsi qualcosa di nuovo. Qui, nulla, nulla, nulla. Non solo non si sono inventati niente di nuovo, ma sono andati a prendere roba vecchia e l'hanno completamente rimescolata nella lore, non facendo più capire nulla a questo punto, no? Perché partiamo da dalle cose proprio in ordine cronologico, visto le che non mi sono piaciute. Il fatto che ci sia una nave spaziale che transita lì nel nulla, di cui nessuno si accorta niente, nessuno si accorge niente, e se ne accorgono quattro maranza. Così, che è come se una commessa della NASA, mentre pulisce il monitor, oh, guardate, ho appena scoperto un messaggio alieno, cioè, l'ha senso, cioè, le avessero mandati in una missione, chissà dove, no? Come il primo Alien che stavano andando, l'Inter stavano tornando, l'ho intercettato, in questa cosa qui, molto alla deriva, che era difficile da vedere, posso capirla, ma questa qui era fuori lì, che completamente alla deriva, si erano dimenticati di sta roba lì, cioè, ai piani alti si erano dimenticati della... Poi io qui sono i fan accaniti, no, che devono giustificare qualunque cosa, no, è fatto apposta, non volevano far sapere che avevano fatto la cagata e quindi l'hanno lasciata lì, e certo la lascia lì fuori con il rischio che qualcuno appunto la possa, cioè ci rimangono quattro ragazzini a trovarla, non poteva trovarla nessuno, no? Cioè, capite poi che c'è gente che cerca di giustificare proprio ingiustificabile, e
peggiorando poi anche la mia sensazione per quanto mi erano sul prodotto. E dicevo, cosa ho scoperto a Quarto Maranza? Non ha senso. Ti fanno capire subito chi sarà la protagonista, che sopravviverà, chi sarà il povero Cristo che si sacrificherà per salvare lei, chi sono i sacrificabili, perché? Perché ti danno il background, sono questi due personaggi e gli altri, chi se ne, no? Dove appunto invece nel primo Alien non sapevi nulla del background di nessun personaggio, questo ti dava l'effetto sorpresa, non sapevi chi sarebbe arrivato in fondo vivo, chi morto, e potevano morire tutti, così come arrivare tutti, no? Non c'era un modo di attaccarsi a un personaggio piuttosto che l'altro per il suo background, non ti dava un riferimento. Quindi c'era subito, ti fa vedere chi è la protagonista, già subito a seguire lei in camera, no? Diretta, e il bamboccio lì a fianco che poi entra, dice, si può fare un robot che te lo presentano come un modello vecchio perché è ritardato? Cioè, ma veramente, ragazzi, cioè, è una macchina. È come se il mio cellulare, per il fatto che costa 200 euro in un mille, barbettasse. Cioè, ma se ne rendiamo conto della cagata? Una macchina non può essere ritardata. Al massimo, se è un vecchio modello, può non avere delle funzioni in meno. Risolvere meno problemi, avere un software più, diciamo, più... appunto, meno capace di rispondere a determinati quesiti complessi. Cioè, non che è ritardato, sembra uscito, questo lo vedete qui, sembra uscito da Detroit Become Human. Ok, che poi qui è un'altra cosa che a me non è piaciuta, proprio perché è un escamotage, no? Che so che ormai fanno così, no? Proprio quando sanno che il prodotto è, a me, già loro per primi, cercano un escamotage per cercare di agganciare il nerd a quello canito e prenderlo per dopamina, no? Ti mettono dentro, qui ti hanno messo dentro quindi riferimenti ad Alien Isolation, appunto di Detroit Become Human, anche a Dead Space, vi ho fatto Gravità Zero, poi anche poi il mostro, diciamo, alla fine. E, cioè sì, ha senso per loro per cercare di agganciare il pubblico su altro, cioè spostandolo su altro, no? Effetti speciali che non mi sono piaciuti assolutamente. Che poi anche qui la gente, ah, oh, perché è belli quando sono pratici, tanto non siete capaci, non siete generalizzati, per carità, non sto parlando per tutti, però non siete capaci di distinguere l'effetto speciale digitale da quello pratico la maggior parte delle volte. E infatti tanti sotto il backstage che vedono che il mostro alla fine è un cestista, alto 2,30 metri e passa, molto, molto magro, molto è. Oh, ma io pensavo che era in CG, quindi lo vedete che non siete capaci. E allora cos'è? Oh, che bello quando sono pratici. Che belli quei facehugger che sembrano fatti dai dude. No, sono brutti. Se sembrano fatti su dai dude nel 2024, sono brutti. Questo che, cioè, non torna, no? E per non parlare del deepfake fatto con l'app di un cellulare di Iron Man, a parte che non sono mai d'accordo di quando devono fare un po' queste cose qui dei personaggi morti, a meno che non siano morti durante le riprese, quindi devono finire il film, allora lì posso anche capire, ma andare a ripescare così, andando a chiedere gli eredi, che poi sicuramente vengono fatti, non sarebbe proprio brutta questa cosa qui, però vabbè, volevano farla, però potevano farlo meglio, secondo me, visto che comunque quello è digitale, perché è un deepfake, fatela un po' meglio, per carità, no? E poi, dicevo, la lore, hanno rimescolato un po' la lore, no? Cioè, io, da quel che ho capito, perché poi lo si capisce una fava, no? Questi qui hanno preso 20 anni dopo che Ripley ha scaramentato fuori nel primo alien, l'alieno nello spazio. Questi qui hanno raccolto questo alieno, l'hanno trovato, l'hanno raccolto, ne hanno estratto il liquido nero, il famoso liquido nero che abbiamo visto in Prometheus, e ne hanno fatto degli esperimenti, tirando fuori da questi esperimenti dei facehugger fatti e finiti come li conosciamo, e già questo qui è una cosa che non torna, perché già abbiamo visto che da David in Prometheus, quando ha provato lui, non gli è venuta fuori la stessa cosa subito, quindi mi chiedo come questi qui hanno subito capito come funzionasse tutta la biologia dell'alien in così poco tempo. E quindi hanno fatto i facehugger e tutto quanto, e però mi chiedo, cioè, quindi quello che abbiamo visto in Aliens, la regina diventa superflua, cioè mi hanno praticamente tenuto conto della director's cut di Alien insieme a Prometheus,
Ma Aliens di James Cameron non vale più niente, perché se gli fissa che non me li posso fare con la materia nera, con il liquido nero, e la biologia funziona così, chi se ne frega la regina che depone le uova, no? È per questo che io dico, ci ho fatto anche un video qui sul canale, perché le director cut non dovrebbero essere fatte, e non sono solo una roba per fare i soldi, per poi portare la gente al cinema, vedere i DVD, Blu-ray. Qui c'erano proprio. Non sono canoniche le director's cut, è per questo che poi succedono queste cose qui. Cioè, questi qui hanno praticamente mi hanno fatto dei facehugger tramite un esperimento genetico che questi qui dal nulla non hanno capito subito come fare, no? Mentre gli ingegneri ci hanno messo un milione di anni, arrivano loro, belli giorni, 20 anni, no? Che poi dico, se poi 30 anni dopo trovano Ripley che vaga nello spazio, nessuno sa niente. Ci hanno perso anche una colonia sull'LV-426. 20 anni prima avevano fatto gli esperimenti, avevano creato gli alieni, facehugger, eccetera. Sapevano tutto. 30 anni dopo, quando arriva Ripley che la trovano, nessuno sa niente. Mai sentito niente di questi alieni qua. Sull'LV-426 sono tutti vivi, che poi invece ci parlano appunto la colonia, proprio perché i colonisti non sapevano nulla. Quindi, cioè, capite il casino che hanno fatto? Poi manca tutto, proprio tutto di quello che ha reso Alien, quello che è famoso per essere Alien. Perché dal terzo Alien in poi la saga scende? Proprio perché intanto devono comunque sempre inventarsi qualcosa di nuovo per tenere viva la minaccia. E non è facile ogni volta inventarsi qualcosa di nuovo che funzioni. Ma poi perché quell'incendio lì che avevano i primi due Alien, che sembra proprio un battito cardiaco, non solo al ritmo del film dove c'è calma piatta, bam, succede qualcosa di forte, no? Calma piatta, ma non succede qualcosa di forte, sembra proprio un elettrocardiogramma, no? Ma poi anche a livello musicale, quel tum, 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 che si sente nello Nostromo, anche poi in Aliens con quel tracciatore, no? Di movimento, c'è sempre quella cadenza ritmo cardiaco che ti dà quella sensazione di angoscia e di claustrofobia che già dal terzo in poi non c'è più, ed è il motivo per cui il franchise comincia a non funzionare più per una serie poi di motivi, va proprio a decadere, no? Ma soprattutto questi qua. Quindi questi sono i motivi per cui questo film qui non dice nulla, perché non ha aggiunto niente, non ha avuto nessuna invenzione, anzi ha regredito mischiando delle cose, facendo delle mischioni e andando a rovinarmi completamente la lore. No, no, scusate. Quindi niente, per questo video è tutto, fatemi sapere voi se l'avete visto, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, se avete trovato gli stessi difetti che ho trovato io, e soprattutto ditemi perché vi è piaciuto, se vi è piaciuto, perché tutti dicono, ah no, bello, 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 però dici perché non te lo sanno dire. Perché è più bello di e non te lo sanno dire, no? Quindi niente, questo è il mio pensiero, fatemi sapere voi il vostro, in un commento qui sotto, e così mi aiutate a riportare su un attimino il canale, che è un po' che non ho pubblicato video, e niente, questo video è tutto, ci sentiamo alla prossima, ciao!